dal Cantico dei Cantici. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Profumo olezzante è il tuo nome. Per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo per te. Ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione, ti amano. Bruna, bruna sono ma bella, o figlia di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salma. Non state a guardare che sono bruna, poiché mi ha abbronzato il sole. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? Dove lo fai riposare al meriggio, perché io non sia come vagabonda dietro i greggi dei tuoi compagni? Se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e mena a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori. Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto. Il mio diletto è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Encanti. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono colombe. Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Anche il nostro letto è verdeggiante. Le travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto sono i cipressi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Iniziamo oggi la lettura della meditazione, la preghiera, ecco, del Cantico dei Cantici, che per ricordare un po' il percorso che stiamo facendo quest'anno, è il terzo nella trilogia dei primi libri sapienziali, libro dei Proverbi. Abbiamo già in parte meditato qualcosa, il libro del Coelet, abbiamo meditato alcuni stralci, e ora il Cantico dei Cantici. Ricorderemo, ecco, forse, che dai santi padri della Chiesa questo trittico era ben definito e ben considerato. Il libro dei Proverbi, detto anche il libro dei principianti, di coloro che si accostano al Signore, aveva lo scopo di gettare una prima luce sulla bellezza della divina sapienza, per attirare, per fare in qualche modo innamorare l'anima che si accosta a Dio. Il libro del Coelet, la sua atmosfera un po', diciamo, cupa, che abbiamo meditato nelle adorazioni precedenti, aveva invece il compito di fare il secondo passo, il secondo step. Non basta guardare e innamorarsi della sapienza, occorre distaccarsi da tutto ciò che è vanità, che è mondo, che in qualche modo impedisce all'anima di slanciarsi in volo verso l'unione con Dio. Chiamato questo anche il libro dei proficienti, cioè di coloro che si mettono a camminare, e proficere significa migliora, ecco, quindi vanno progredendo nella via della virtù e gradualmente distaccandosi da tutto e da tutti, perché senza questo distacco non si giunge alla profonda unione con Dio. Il Cantico dei Cantici, detto anche il libro dei perfetti, celebra, canta in forma poetica, ecco, anche in ebraico questo è un testo un pochino difficile, perché appunto è scritto in ebraico poetico, veramente un cantico, quindi è una poesia d'amore, e celebra appunto le nozze che qui sono descritte avendo come analogia di riferimento l'amore umano, l'amore tra uno sposo e una sposa. Le nozze umane, ci sono dei passaggi
forse li ascolteremo. Io vorrei proprio ripresentarli senza sforbiciare, attuire il testo così come sono, e che sono forti, che appunto, come accennavo nell'introduzione, hanno indotto qualche autore un po' sprovveduto, qualcuno voleva addirittura toglierlo dal canone dei libri ispirati, questo libro, dice, ma che cos'è questa cosa? Insomma, questo sfiora quasi l'erotismo. Ecco, e c'era un certo imbarazzo, insomma, da parte di qualcuno. Chi però conosce la storia della spiritualità e della mistica sa molto bene che, lungi dallo scandalizzare alcune cose, sono in realtà verissime, nel senso che l'amore che c'è tra Gesù e l'anima che si dona completamente a Lui non solo è simile, ma è superiore a quello che c'è tra uno sposo e una sposa. Noi sappiamo che nella Chiesa, dopo la venuta di Gesù e di Maria, che sono, ecco, il prototipo, i primi che hanno praticato Gesù il celibato per il Regno dei Cieli, la Madonna la Verginità consacrata, e hanno avuto poi uno stuolo, ecco, di anime che li hanno seguiti, ma e noi non possiamo comprendere il valore del celibato e della Verginità consacrata se non in riferimento appunto alla vita sponsale che si vivono nel Signore. Cioè, molte persone pensano, dicevano, un celibe e una vergine è un uomo a metà, è una donna a metà, perché non conosce la bellezza dell'amore, non sa cosa significa essere padre, non sa cosa significa essere madre. Questo è vero solo se si rimane circoscritti nell'orizzonte umano, perché chi si dà, chi sente questa vocazione a donarsi al Signore e l'avverte quando è autentica proprio come vocazione sponsale, cioè io non mi leggo ad una creatura umana perché mi leggo a qualcosa di più grande, e quel qualcosa di più grande evidentemente non vive di quelle manifestazioni, diciamo così, più basse di cui si nutre anche l'amore umano, ma è profonda, vera, reale, che giunge in alcuni casi, per alcuni, anche ad una sorta, come dire, di celebrazione celeste. Chi conosce gli scritti di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce sa che nel cammino di unione con Dio ci sono delle tappe molto precise che si chiamano proprio tecnicamente il fidanzamento spirituale, il matrimonio mistico. Questo ovviamente non sempre rappresenta il cammino ordinario di tutte le anime, ma lo è per più di qualcuno, chiaramente, che si disponga a vivere queste cose. Attenzione, perché queste cose non sono, cioè la verginità consacrata e il celibato per il Regno nella Chiesa, come dire, visibilizzano questa dimensione, no? Quindi la rendono evidente, percepibile, ma non è esclusiva di chi abbia fatto queste scelte, cioè, perché altrimenti il Cantico dei Cantici dovrebbero leggerlo soltanto preti, frati, monaci, suore o vergini consacrate, ma così non è. Nella storia della Chiesa è frequentissimo il caso di persone che sono vissute anche nel matrimonio e che sono arrivate alle più alte vette della vita mistica. Un caso abbastanza notorio, recentemente penso che sappiate, è stato aperto un processo di beatificazione e credo ancora nella fase diocesana, è quello di Natuzza Evola. Natuzza Evola era sposata con 5 figli, insomma ne ha vissuto di esperienze anche molto profonde, insomma, con Nostro Signore. Questo perché? Ecco, perché Dio ha creato l'uomo, noi, per un motivo molto semplice, per amore, per riversare su di noi quell'oceano infinito di amore che Lui è, ha e vivono le tre persone della Santissima Trinità, in qualcosa di capace di riceverlo, noi siamo intelligenti e liberi, che fosse fuori di Lui. E questo amore che Dio ci dona, che deve essere accolto, Dio vuole che sia ricambiato e si instaura quindi tra Dio e l'anima una relazione simile
a quelle due persone che sono innamorate, che si amano. Ecco quindi anche tutto quanto il linguaggio dell'amore, cioè le prime parole, questo proprio nel libro del Cantico dei Cantici si apre con queste testuali parole: mi baci con i baci della sua bocca. Quindi immaginiamoci, ma come parola di Dio, mi baci con i baci della sua bocca, insomma questa è un'espressione, come dire, un po' forte, no? E ripeto, qualcuno si è scandalizzato, ma si scandalizza solo chi non ha ancora ben compreso questa dimensione. Ma gli interpreti, questo è un pochino, leggendo questi primi stralci del primo capitolo, è un pochino un'ordine di orazione un po' introduttiva alla profondità di questo libro, no? Ma le padre della Chiesa dicevano sono vari i livelli di comprensione di questo. Allora, qui c'è innanzitutto il canto di amore tra Cristo e la Chiesa come totalità. Cioè, San Paolo dice: Cristo ha amato la Chiesa dando la sua vita per lei, e la Chiesa ama Cristo dando la sua vita per lui. La Chiesa come la totalità degli eletti. Noi vedremo e gusteremo pienamente la Chiesa soltanto dopo la risurrezione della carne, cioè quando il numero dei membri effettivi della Chiesa sarà completo e saranno tutti quanti splendenti nella loro individua e anche però collettiva bellezza. Quella è la Chiesa. E Gesù con la Chiesa ha un rapporto di amore totale. La Chiesa è nata dal costato squarciato di Cristo sulla croce, sul letto della croce, diciamo, dei passi dei padri della Chiesa, molto molto bello. Ecco, questo è il primo livello, ma ciò che Gesù vive con la Chiesa lo ha vissuto in maniera unica con chi? Con la Madonna. Anzi, qualcuno ha detto che in realtà il Cantico dei Cantici è il canto d'amore tra Gesù e Maria. Solo in un secondo momento tra Gesù e la Chiesa, e poi un terzo momento tra Gesù e l'anima di ogni fedele che accoglie l'invito all'amore e risponde con amore all'invito all'amore. E quindi i brani, che poi i passaggi che abbiamo visto sono da contemplare, e questo è un libro non tanto da meditare quanto da gustare, no? I baci con i baci della sua bocca. Le tue tenerezze sono più dolci del vino. Attenzione che qui è la sposa che parla allo sposo, questo è un continuo dialogo, no? Bisogna essere attenti a riconoscere chi parla, no? Profumo lezzante è il tuo nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo. Queste parole dovrebbero essere poi, dovrebbero diventare nostre, non soltanto nel ripeterle, ma nel adoperare nei nostri dialoghi personali con il Signore, no? Mi introduca il Re nelle sue stanze. Qui Santa Teresa poi avrebbe molto indagato sulle stanze del Re, quindi l'intimità con Lui. Gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione chi ama, cioè chi non ama Gesù, ma lo ama perché non lo conosce, perché non ha conosciuto il suo amore, non ha accolto il suo amore, altrimenti non si può amare. Qui poi c'è un passo che l'ho detto in qualche media, Bruna sono ma bella, no? Mi pare che ne abbiamo parlato anche a Loreto quando siamo stati maggio scorso. Le Madonne nere, eccolo che cos'è la Madonna nera. Bruna sono ma bella perché mi ha abbronzato il sole. Che significa questo? Il sole dell'amore di Gesù che ha reso completamente nera, quindi intrisa di quell'amore, Maria Santissima, ed è quindi rappresentato in alcune statue in questo modo, no? Ed è anche un pochino l'essenza della vita interiore. Noi stiamo davanti a Gesù Eucaristia perché? Perché speriamo che il sole suo ci abbronzi, perché si diventa santi tanto più quanto ci si mette al sole di Gesù. Come i mondani, ecco, per diventare belli abbronzati passano l'estate intera a rosolarsi sotto lo sole e a morirsi di caldo, ecco, così la nostra vita vale tanto quanto siamo capaci di stare proprio davanti a Gesù
ai raggi del sole divino che è Lui, perché anche se non ci accorgiamo di niente, più ci stiamo davanti a Lui e più ci accorgiamo, cioè un po' più santi e un po' meno peccatori diventiamo, sia che ne siamo coscienti, sia che non ne siamo coscienti, no? Il mio amore dell'anima mia dove vai a pascolare? Ecco, quindi è la preghiera della sposa che chiede al Signore. E ricordiamo, no? Quando Gesù incontra i primi discepoli nel Vangelo di Giovanni: Signore, dove abiti? Gli chiedono, no? Venite e vedrete. Il Signore non risponde, ti chiama a metterti in moto e poi te lo farà vedere piano piano, ne farai esperienza tu personalmente. Ecco, e mentre prende il suo recinto il mio nardo sparde il suo profumo. Ci sono un pochino di immagini simboliche prima di chiudere la meditazione e passare alla preghiera. Il nardo simboleggia, secondo i maestri di spirito, l'umiltà, e qui c'è proprio un eco dell'umiltà della Madonna. Così come la mirra, il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto. Tra poco è Natale, ma l'oro, incenso e la mirra simboleggia le future sofferenze di Gesù. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, ci fa comprendere come la conoscenza di Gesù passi attraverso la croce, attraverso la penitenza, attraverso la mortificazione, ci unisce a lui e ce lo fa conoscere, no? Queste parole poi, come sei bella amica mia, come sei bella, sì, certamente Gesù le ha dette per antonomasia all'anima della Madonna che immacolata risplendeva in tutta la sua bellezza, però non dobbiamo dimenticare che Gesù queste parole le rivolge ad ogni anima, che ogni anima, anche le nostre, che purtroppo hanno perso la bellezza con cui sono uscite da Dio, purtroppo fin dal primo istante della loro vita, si sono macchiate del peccato originale e poi con tante altre cose che ci sono successe, però la nostra bellezza originaria Gesù è capace di vederla, noi molte volte no, ma lui sì, e agli occhi suoi siamo tutti belli. Ecco, è vero che siamo diventati abbastanza bruttarelli, ma vivendo con lui la nostra bruttezza, che è sempre acquisita, non è venuta da lui, viene sempre più smaltita. Ecco, e proprio il cammino di santificazione è quello che ci porta a perdere sempre più i tratti della bruttezza che noi abbiamo acquisito, purtroppo per il male che ci è piombato addosso e per quello che abbiamo commesso, e che piano piano però alla sequela di Gesù viene sempre più eliminato, distrutto, ecco, dalla forza del sole, anche dal cammino di santificazione. Bene, molte altre cose ce le dirà lo Spirito Santo nel nostro cuore, ecco, e speriamo di imparare a pregare con il cuore e con lo spirito del Cantico dei Cantici, dentro una relazione di profonda intimità e di amore con il nostro Signore Gesù. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni volta.